Eccoci ragazzi, dunque siamo insieme per la nostra terza parte dell'episodio Preda, il primo dei tre episodi dell'eredità della prima lama. Ecco Dario, dunque dobbiamo fare la sua missione, quindi parliamo con lui. Trovato? Decido io quando farmi trovare. Nataka ha detto che hai scoperto qualcosa. Condurrà il cacciatore? L'ordine ha un piano. Vuoi il cacciatore? Allora stammi vicino e aiutami a fermarli. Ti ascolto. Uno dei luogotenenti del cacciatore è incaricato di reclutare uomini per l'ordine in Macedonia. Allora troviamolo e avremo una pista. Cerca note, messaggi, libri mastri. Ci diranno dove si raduneranno la prossima volta. E non farti notare. Irromperò in quel porto e affronterò chi mi si opporrà. Sei poco lungimirante, ma la scelta è tua. Basta che ottieni quello che ci serve. E tu? Io vado al villaggio a scoprire quando si incontreranno. Ci vediamo lì quando ho finito il fuoco. Non è il primo forte che debelliamo, d'altronde, caro Dario. Ma dunque, non farci scoprire non è così semplice, perché il forte è zeppo di soldati, ovviamente. Ecco qui. E vi ricordo che questo è il forte di Olinto, ragazzi, anche il capo della nazione dentro, da quello che vediamo. Guardate com'è difficile Sì. sincronizzare Icaro. Ecco dov'è. Perfetto. E come vi stavo dicendo, c'è anche il capo della nazione. Uccidendo il capo della nazione dovremmo scoprire il prossimo membro della setta, se la memoria non mi inganna, e scoprirne un altro tramite l'oggetto che è nascosto dentro al forte. Quindi, ragazzi, qua ce n'è da fare. Questa zona è ben difesa. Qualcuno ci aveva già visto, eh. Dario ha detto di fare piano. Indizio su un membro dell'ordine nei paraggi. Eccolo qua. Vediamoci Lettera se davanti d'amore. al nostro albero preferito ti voglio. Piccante. Sarà questo. Ed eccolo qui, abbiamo trovato l'indizio, ragazzi. Ora dobbiamo trovare tutto il resto. Potrebbe essere alquanto complicato. Quindi andiamo a vedere la setta. Allora, questo è il prossimo membro di cui abbiamo scoperto tutti gli indizi. Ci dà una fascia che è quella del set persiano d'élite ed è una donna. Attenzione, vediamo. Gli uomini sono armi utili nelle mani della donna giusta. Allora, Acanto l'ingannatrice, o Acanto, non so, nomi particolari. Ad Acanto piacevano gli uomini. Erano utili e tristemente facili da manipolare. Nei panni della fedele moglie del capo della Macedonia, vedete, la moglie del capo della Macedonia, lei era quasi intoccabile. Suo marito era la copertura perfetta dietro cui nascondersi per tessere una ragnatela di morte e manipolazione. La posizione di Acanto gli garantiva l'immunità necessaria per dare la caccia ai corrotti, e questo la rese preziosa agli occhi del cacciatore. Quindi, ragazzi, facciamo un bel segui. Allora, dobbiamo assassinarne uno per ottenere uno dei tre oggetti. Ed è qua sotto il nostro bersaglio, quindi passeremo sui tetti. Le capre se ne veneranno e le falene saranno attratte dalla fiamma. Il serpente rinascerà. Nuovi denti, nuova pelle, nuova vita. Forse Dario sa cosa significa. Brava Cassi, che leggi tu, guarda, non devo manco leggere io, eh. Allora, abbiamo anche il tesoro della nazione, che non glielo lasciamo sicuramente qua. Lo deprediamo. Ragazzi, troppo tardi. Non sono riuscito a concatenare bene gli attacchi, purtroppo.
liberiamoci di questi due nemici il più velocemente possibile e poi torniamo nella furtività se ce la facciamo, perché dobbiamo andare a disattivare il fuoco di segnalazione. Bersaglia vicino, chiama Icaro. Ok, allora se qualcuno ci dovesse attaccare, siccome sarà molto difficile sincronizzare Icaro e potremmo non avere tempo. Allora, arriva. Ci scopriranno tutti. Uno allertato. Allora, ciò che mi rincuora è che se dovessero chiamare rinforzi, noi abbiamo dalla nostra, signori. Il fuoco di segnalazione manomesso. Non vorrei che succedesse come primo canale, che è stato un intero episodio di battaglia all'interno del forte perché continuava ad arrivare gente. Già vedo un mercenario all'orizzonte e ciò è parecchio male. Allora, cerchiamo di capire come arrivare a quel... Arriva gente da tutte le parti. E noi stiamo facendo veramente fatica. Sfruttiamo le bombe contro i nemici. Dopo siamo in pecunia di adrenalina. Continuano ad arrivare mercenari, ragazzi, questo è male. Guardate quanti nemici. Dobbiamo toglierci da questa zona che è pericolosissima. Hanno tantissimi punti ferita i mercenari e ci stanno dando veramente un fastidio impressionante. Cerchiamo di liberarci un po' dei nemici. Allora, quel mercenario se non gli usiamo un ultra ci ucciderà. Ora, come da previsione ci è arrivato addosso tutto il forte. Abbiamo dovuto curarci, ragazzi, perché ci stavano... I mercenari uccidono! Guardate quanti colpi ultra devo scatenare! Purtroppo, ragazzi, questo forte è costruito in un modo che vi vedono tutti. È fatto apposta. Cerchiamo di liberarci di tutti i nemici nel minor tempo possibile. Purtroppo è pieno anche di graduati, non so se state vedendo. Sono tutti con lo scudo e le armature pesanti. Mi pare proprio fatto apposta. Sfruttiamo sempre i danni da tempo rallentato. Cerchiamo di prendere graduato con l'ultra e colpire anche gli altri di riflesso se riusciamo.
troppi graduati, veramente. Guardate, tutti con lo scudo in mano, ragazzi. E fortuna non stanno arrivando più mercenari, perché... Strano che non arrivino più mercenari, eh. Ecco, sentite la campana dei mercenari, infatti. Siamo riusciti a farla fuori con un colpo. Con un attacco di colpo eroico. Purtroppo, ragazzi, si è trasformato nuovamente in un video tutto il forte addosso a noi, è una battaglia contro tutto il forte, ma a quanto pare, guardate, li abbiamo debellati quasi tutti. Ok, qualcun altro? Abbiamo rischiato molto grosso con due mercenari, eh. Questo per farvi capire quanto sciottino i mercenari. Ok, consegna di cibo effettuata. Il cuoco ha verificato il contenuto. Una ricevuta, niente di importante. Credo che non ci sia altro. È ora di raggiungere Dario. Allora, già che ci siamo, prendiamo questo forziere. Dopodiché andremo da Dario. Il resto del forte lo finirò io, poi, in un secondo momento. Tanto oramai è disabitato, quindi... Sono morti tutti. Però anche sto forziere ce lo possiamo pigliare, eh. Oh, guardate, un forziere con due lupe. Abbiamo ottenuto la lancia di Achille. Deve essere una lancia danno cacciatore, se mi ricordo bene. Eccola qua. Danno lance e abilità tiro multiplo per chi gioca le build cacciatori, quindi non è mio interesse usarle adesso, però vi ho anche mostrato dov'è una lancia. A parte che sul primo canale c'è la guida per andare a prendere insieme alle altre armi eccellenti, quindi non se l'avete già visto, se no andate pure a vederlo, un episodio che si chiama Le armi del mito nella run di Cassandra, quindi che vi ho fatto con molto amore per mostrarvi dove sono tutte le armi del gioco. Ce n'era ancora uno vivo, questo sembra, penso di poterlo dire a tanti anni di distanza quando ho fatto il militare, mi sembra Rolfo, che era uno che si chiamava Rolfo ed era il figlio di quello che dava i camion per l'esercito italiano. Parliamo di 20 anni fa, quindi non so se sono ancora i camion Rolf o quelli dell'esercito italiano. Ecco un altro. C'era ancora gente che... C'erano due Rolf e praticamente lui non sentiva mai la donata. Quindi sostanzialmente credo che questi due siano emblematici sul fatto che non hanno sentito un intero forte menarsi contro di me. Ok, di qua, di là. Di qua, attento a non cadere sulle punte, Cassi, chiamiamo Phobos e raggiungiamo il nostro Dario. Dopodiché abbiamo ancora un appuntamento con la moglie del capo della nazione, eh? Molto importante. Quindi, come vedete, la setta, almeno uno della setta, gli dobbiamo prendere la testa in questo episodio. Non esiste che non muoia. Sempre arrabbiato Dario. Com'è andata? Non hanno sentito nulla. Ti ho sentito fin da qui. Allora perché chiedi? La correttezza è importante.
Ci capisci qualcosa? Non sembrano messaggi segreti. Questa nota. Nuovi denti. Nuove reclute. E le capre sanguinanti. Un allevamento di capre, come questo. È qui che si raduneranno. L'ordine usa il sangue di capra nei rituali di iniziazione. Sai troppe cose dell'ordine. Non abbastanza. Che cosa sai? So che si raduneranno presto. Usano sempre un segnale per cominciare. Deve esserci altro nella nota. La parte sulle falene attratte dalla fiamma. Se si radunano sempre agli allevamenti di capre, saranno già stati qui. Cerchiamo indizi qui intorno. Giusto. Da dove vuoi iniziare? Da quel granaio. È piccolo, ma è pieno. Forse attrae gli abitanti come... La fiamma con le falene? Non credo proprio. Nemmeno io. Parlava di fiamme e fuoco. Qui c'è qualcosa. Quei cumuli di fieno sono sporchi di fuliggine alla base. E allora? Qualcuno ha bruciato del fieno qui. Le fiamme sono il segnale. Il che significa che si possono radunare soltanto di notte. Come falene alla fiamma. Esattamente. Dobbiamo solo aspettare che inizi il raduno. C'è un altro allevamento di capre qui vicino, oltre il ponte. Bene, ci vediamo lì al calar del sole. Ok, ora seguiamo Dario, la tizia a casa del capo la facciamo fuori dopo, non è un problema, quindi. Per il momento seguiamo Dario. Ho trovato un nascondiglio per assistere al raduno, aspetteremo qui. Ok, aspettiamo la sera allora. Il cacciatore sarà soddisfatto dell'affluenza. Il reclutatore. Ci sono stati dei disordini alla fortezza di Olinto. Deve esserci lo zampino di Artabano. Artabano. La vostra missione è trovare l'ombra dell'Aquila. Ma se me li portate entrambi, è ancora meglio. Li aggiro, non fartelo scappare. Non mi serve il tuo aiuto, resta... Malaka! È Batman, Dario, cioè, beh, un attimo prima c'è, un attimo dopo non c'è. Ecco qui, ragazzi. Dove andare? Dove si è cacciato Dario? Ok, confermo uccisione membro della setta. Abbiamo fatto fuori Bubare cospiratore, ragazzi. Sono due mercenari in arrivo anche. Per fortuna che è arrivato il nostro amico Dario, guarda, se no dovevamo combattere i mercenari. Un'altra nota. Mi aspetto buone notizie sul reclutamento, raggiungimi al lago per fare rapporto.
Il cacciatore. Ebbene sì, è lui. Un lago, interessante. Dove ti eri nascosto? Più vicino di quanto tu creda. Il pericolo non ti ha mai sfiorato. Il luogotenente del cacciatore ha parlato di un certo Artabano. Chi è? Un uomo morto. Te ne sei andato? Perché? Dovevo accertarmi che tu non stessi con l'ordine. Sospettavi ancora di me? E tu non avevi lo stesso sospetto su di me? Sì, lo ammetto. Avevo i miei sospetti. Hai identificato immediatamente il codice della nota e sapevi dei loro rituali. Ora so che sei a posto e abbiamo le risposte che volevamo. La nota diceva che il cacciatore è vicino a un lago. Ho altre piste da seguire e di certo Nataka avrà qualcos'altro per te. Qualsiasi cosa Dario stia nascondendo, la scoprirò. Allora, ecco qua, indizi su un membro dell'ordine, ragazzi. Quindi setta. Allora, Bubar è cospiratore. Bubar aveva l'abilità di scoprire i punti deboli degli altri e gli trasformò queste capacità in un lavoro e poi attraverso l'ordine in una vocazione. Il cacciatore intravide il suo talento e lo incaricò di reclutare le menti affini. Il cospiratore acquisì quindi un nuovo scopo: trovare i corrotti, scoprire i punti deboli e usarli contro di loro. Quindi, però è morto, povero lui. Quindi abbiamo ottenuto un altro indizio del maggio, che è vicino a un lago. Allora ci manca ancora questo. Quindi adesso andiamo ad assassinare questa. Questo lo facciamo fuori nel prossimo episodio, nella prossima parte. Quindi questo era il terzo episodio, se mi ricordo bene. Il quarto episodio ammazziamo l'altro membro. Tranquilli che non si salva nessuno. Mercenari li lasciamo dove sono, perché ne ho ammazzati veramente troppi da quando sono in Macedonia. E torniamo alla città. Sì, vabbè, qua la gente parla. Poi devo tornare nella fortezza di Olinto, appunto, per depredare le ultime parti, le ultime forzieri, o bruciare le ultime casse. Ecco qua, possiamo riaccelerare. Forza, Phobos, dai. Ragazzi, è proprio lento. Ah, ecco, ho ripreso. Ed ecco la nostra Dresti, è parcheggiata, l'unica nave che è parcheggiata nel porto, quindi molto 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 frequentata la Macedonia ultimamente. Ok, eccoci in città. Abbiamo ancora un po' di minuti insieme, vedremo di sfruttarli al meglio. Abbiamo anche il mandante della taglia. In effetti la taglia ce l'abbiamo bella altina sul cranio. Eccola lì. Allora, c'è qualcosa che non riusciamo a vedere. Ecco qua. Allora, io direi di entrare scalando. Meglio stare attenti. E lei è guardata da una guardia del corpo, come vedete. Quindi saliamo ancora un po' per avere una visione migliore della zona. Potremmo entrare in casa da qui. No, non si può entrare in casa da qui, quindi dobbiamo cercare un ingresso da qua. Neanche. Dobbiamo assassinare questo che c'è di entrare. Quest'altro.
Prima assassiniamo questo, perché potrebbe alzarsi. E uccidiamolo. Confermo ucciso. Ok, allora signori, come da previsione l'abbiamo uccisa, ma non ci ha dato nessun indizio addizionale, quindi dobbiamo stanare l'ultimo e finire la missione, ovvero l'episodio, per stanare l'ultimo maggio. Quindi ogni altra cosa superflua, se non per dire che adesso li sterminiamo tutti nella casa del capo e mi faccio questa e la fortezza. Dunque signori, se vi è piaciuto questo episodio, io come sempre vi chiedo di lasciarmi un bel like, vi chiedo di iscrivervi al canale per sapere quando metterò online nuove cose qui su Elysium, o quando faranno anche Christian e Graziano, il canale a cui stiamo lavorando tutti e tre. Quindi che altro dire ragazzi, ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti di aver visto questa terza parte dell'Eredità della Prima Rama, episodio Preda, e noi ci vediamo. Ciao ciao a tutti!